Secondo la teologia protestante, esiste l'inferno? Cara Giulia, la teologia protestante vuol dire prima di tutto teologia biblica. Nella prima parte della Bibbia, nell'Antico Testamento, non troviamo alcuna indicazione di un luogo di punizione eterna. Si parla spesso dello Sheol, un luogo intermedio, un luogo di attesa, ma l'attesa è sempre della risurrezione. Le teorie su un luogo di punizione eterna sono comparse nella letteratura apocrifa e anche le immagini che troviamo anche nel Nuovo Testamento fanno parte di un altro percorso di riflessione teologica, ma anche qui bisogna valutare bene il significato di questi testi. Io credo che Gesù, riprendendo le immagini dei luoghi terribili, luoghi in cui si vedono le conseguenze concrete, quasi materiali, della trasgressione, del peccato, credo che Gesù voglia sensibilizzarci prima di tutto alla dimensione dell'al di qua. Le conseguenze del nostro agire si manifestano prima di tutto nella dimensione della realtà in cui ci troviamo. Non credo che ci sia bisogno di accentuare una punizione eterna, una punizione nel al di là. Ma seguendo la parola e l'esempio di Gesù, dobbiamo annunciare la possibilità di convertirsi e la necessità di assumersi la responsabilità di tutte le cose che facciamo.